Buonasera, ben ritrovati con Decoder. Sono due gli argomenti di cui ci occupiamo questa sera. Parleremo del gruppo Africa della Val di Scalve, appena tornato dalla Papua Nuova Guinea, e poi con gli uomini del soccorso alpino, di montagna e sicurezza durante il periodo invernale. Ma procediamo con ordine. In studio, innanzitutto, ci sono due volontari del gruppo Africa, ve li presentiamo. A sinistra vediamo Paolo Panfilo, buonasera. 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 E con noi c'è anche Giuseppe Albrici, detto Giusy, se non erro. Buonasera. Ecco, questi sono due volontari che ci possono spiegare cosa è stato fatto durante questi anni. Se non erro, Panfilo, la vostra storia parte da lontano. Sì, parte dal 1988, quando la nostra fondatrice, Assunta Tagliaferri, è stata invitata da una sua compagna di scuola delle elementari a visitare il Burundi. Da lì sono passati nello Zaire, che adesso si chiama Repubblica Democratica del Congo, e lì ha conosciuto delle suore, le suore francescane di Nostra Signora del Monte di Genova, le quali hanno chiesto se si poteva andare a dare una mano a loro a costruire le scuole superiori. L'avventura è cominciata lì e pensavamo che sarebbe terminata quell'anno, invece è continuata perché poi siamo stati invitati nelle Filippine, in Messico, in Brasile, nel Chad, ecco, in tanti E poi paesi. vedremo nel dettaglio questi Sì. paesi cosa avete fatto. Ma chi c'era ai tempi? Ma siamo partiti in 10, sono partiti in 10 perché io allora non c'ero ancora. E hanno costruito una scuola, poi l'anno dopo ne hanno costruita un'altra. E poi da lì abbiamo conosciuto i padri Saveriani, ci hanno chiesto di costruire un acquedotto e poi nel frattempo l'Assunta è andata nelle Filippine, ha conosciuto un'altra congregazione di suore che l'hanno invitata in Messico. Nelle Filippine abbiamo costruito un asilo e una cappella e un ambulatorio. E poi, ecco, come dicevo prima, ci siamo Poi sparsi un po' per il siete stati in mondo. questi paesi, avete spedito anche aiuti Sì, tramite abbiamo spedito container. finora, abbiamo spedito 37 container, il 38esimo partirà a giorni. Abbiamo calcolato che grosso modo abbiamo spedito in questi anni 500 tonnellate di materiali. Però non siete solo persone della Val di Scalve. No, non siamo solo della Val di Scalve, ci sono di Castione, di Songavazzo, di Lodi, di Trento, di Genova, di Varese, adesso ultimamente si sono aggregati altri della Brianza. Sì, siamo in diversi, insomma. Albrici, lei da quanto tempo collabora con questo gruppo? Io sono fresco, circa un anno e mezzo, tramite il presidente nostro Baldino, che praticamente è una macchina che non si ferma mai, mi ha fatto la proposta di andare in Papua l'anno scorso, sono andato per 2 mesi e ci sono ritornato quest'anno ancora per 2 mesi facendo un acquedotto, due acquedotti. Allora, tentiamo anche di ripercorrere quanto è stato fatto, avvalendoci anche dell'ausilio di alcune fotografie. Se non erro, possiamo partire dal Congo. Sì. Cosa Dunque, avete realizzato in Congo? in Congo abbiamo realizzato, come dicevo prima, le scuole superiori a Kidote. Ecco, qui Poi vediamo alcune abbiamo. immagini per Sì. l'appunto dei volontari proprio in Congo. Sì. Devo Prego, 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 commentare. possiamo commentare a Questo questo è punto. padre Crippa, che purtroppo adesso è scomparso, di Ponteranica, che fa, oltre a fare il missionario, faceva il meccanico per riparare le macchine, le automobili dei missionari. Queste sono donne su in montagna che stanno andando al mercato. Ecco, questo è padre Crippa, ancora con la tuta Quindi, della Acerbis, che era il nostro sponsor. quanto tempo siete rimasti in In Congo Congo? siamo andati dall'88 al 96, 7 anni, 8 anni. E in totale Abbiamo costruito una. Come? avete realizzato in Abbiamo totale? costruito le scuole superiori di Chidote, le scuole superiori di Mulenghe. E abbiamo cominciato un grosso acquedotto, un grosso progetto sempre a Mulenghe per un acquedotto, che purtroppo poi è scoppiata la guerra nel 96 e
e non abbiamo più potuto tornare per realizzarlo. Abbiamo solo fatto la vasca di recupero dell'acqua e la presa dalla sorgente. Quindi siete comunque soddisfatti per quello che siete riusciti a fare in tutti questi anni in Congo. Sì. E anche per questa spedizione, chiamiamola così, avete raccolto anche fondi comunque per permettere l'opera. Sì, noi i fondi che raccogliamo li raccogliamo prima di tutto dai benefattori, poi organizziamo dei mercatini etnici con i prodotti che portiamo dai paesi dove andiamo. Poi facciamo la sottoscrizione a Natale tutti gli anni, la sottoscrizione a premi, che in giro adesso in questi giorni ci sono i biglietti, ce ne saranno anche qui in Valseriana. Per il progetto in Papua? Per il progetto dell'Eritrea quest'anno. Tutti questi anni abbiamo finanziato i progetti con queste iniziative. Con tutte queste iniziative. Poi abbiamo anche il 5 per 1000 che adesso ci permette di... Siccome siamo una onlus a tutti gli effetti, possiamo usufruire del 5 per 1000. Poi possiamo continuare. Siete stati anche nelle Filippine. Qui cosa avete realizzato? Nelle Filippine abbiamo realizzato a San Juan, nella diocesi di San José, una piccola clinica e una chiesa. Ecco, queste sono le risaie che ci sono, le risaie dove lavorano tutto a mano, sulla montagna. Questi sono i guerrieri che hanno voluto fare la fotografia con noi. Qui vediamo ecco qui una festa. Alcuni momenti proprio anche di festa, qui non c'è solo un'occasione per lavorare. Questa è una baraccopoli a Manila, a Tondo, e qui i bambini, poi si vedranno i bambini che fanno il bagno nella... Ecco, questa è la posa della prima pietra, questo è il vescovo Monsignor Leo Drona di San José. Questa è l'inizio della costruzione della chiesa e del dispensario. Questo è un pilastro. Vedete che i mezzi non sono proprio come i nostri. Ecco, questa era la chiesa che usavano allora e speravano nella chiesa nuova. Ecco, questo è il nunzio apostolico nelle Filippine, quello con la fascia viola. Questi sono i bambini che giocano. Quindi avete anche incontrato queste culture diverse tramite i vostri viaggi di lavoro. È una tipica casa filippina, le pareti sono fatte di palme intrecciate. E possiamo continuare anche con il Messico e poi con il Brasile. In Messico invece? In Messico abbiamo costruito un asilo. C'era necessità proprio di una struttura di questo tipo. Dove? A Oaxaca. Nel centro-sud del Messico. Qui si vede in questa fotografia, abbiamo appena questi visto sono che i volontari che sono andati in Messico, al lavoro, sono proprio persone del nostro territorio. In Brasile invece? In Brasile hanno costruito, io non sono andato in Brasile, hanno costruito il tetto di una sala multiuso che stava crollando. La suora, che era una suora di Vilmaggiore, aveva chiesto ai nostri volontari se andavano a dargli una mano e siamo andati a costruire. Ecco, questa è l'intelaiatura del tetto. Quindi principalmente vi siete quasi sempre mossi su invito di religiosi della zona, di missionari che incontriamo in giro, come per esempio nell'Eritrea abbiamo conosciuto una suora eritrea delle Orsoline di Gandino che è venuta a cercarci e da lì è partito un grosso progetto come quello dell'Honduras. Ecco, a proposito, prima di arrivare dall'Honduras, in Chad cosa avete realizzato? In Chad sono andati due volontari ad aiutare un missionario di Torre dei Roveri a iniziare la costruzione di una chiesa. Ecco, qui infatti vediamo. Ecco, questi sono i pilastri. La struttura. Poi invece in Honduras, che stava già. In Honduras, quando ci hanno detto che non potevamo andare in Congo perché era pericoloso, il nostro presidente, che fa il maestro di sci d'inverno, ha conosciuto un missionario tedesco e ha detto: se non potete andare in Africa, venite da me che sto iniziando la costruzione di un villaggio per i bambini di strada. E in giro di una settimana abbiamo cambiato itinerario e siamo andati lì e abbiamo cominciato. Ecco, questa è una costruzione di una vasca per il recupero dell'acqua piovana, ma abbiamo costruito le case che ospitano i bambini e quattro vasche per il recupero dell'acqua piovana per circa 400.000 litri d'acqua. E l'ultimo anno, poi la strada di accesso, e l'ultimo anno un acquedotto
per l'acqua potabile, perché avevamo mandato un potabilizzatore, però poi abbiamo pensato che era meglio fare l'acquedotto e abbiamo fatto un acquedotto di 4 km con una vasca. L'acqua vasca l'aveva costruita loro, noi abbiamo fatto la presa e la posa dei tubi. Ecco, qui si vedono alcuni volontari. Qui stiamo andando in vacanza gli ultimi due giorni. Un po' di riposo giorni prima di affrontare, ecco, il viaggio di ritorno. Queste sono le cascate di Poulapansac, posto bellissimo. Ecco, però continuerei con il paese successivo, l'Eritrea. Ecco, l'Eritrea, come dicevo prima, una suora eritrea è venuta a cercarci, ha detto: dobbiamo costruire una clinica e un asilo nel sud dell'Eritrea, vicino al confine con l'Etiopia, non trovo nessuno, venite voi. Siamo andati a vedere e ci siamo un po' spaventati perché era tutto sassi e sabbia, senza un alberello, però il nostro presidente, che non si scoraggia mai, ha detto no, andiamo, e lì abbiamo costruito una clinica, un asilo per 350 bambini, abbiamo fatto scavare il pozzo, abbiamo fatto la vasca di accumulo dell'acqua, anche lì di circa 80 metri cubi, 80.000 litri. Abbiamo messo la pompa a immersione, l'acqua l'abbiamo trovata a 60 metri di profondità, abbiamo mandato i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici per far funzionare la pompa, e adesso abbiamo cambiato posto, siamo vicini a Asmara adesso, a fare un altro acquedotto a Amezi. Quindi qui c'è proprio bisogno, sì, di questo bene. Il problema prezioso è il problema dell'acqua. Quasi dappertutto dove siamo stati c'è il problema dell'acqua, perché o vanno lontano a raccoglierla, e invece se vanno lì vicino poi si evitano malattie. Il loro stile di vita cambia proprio grazie alla presenza dell'acqua. Si risolvono un sacco di problemi. Poi siete stati in Kenya. In Kenya, anche lì abbiamo conosciuto delle suore africane, abbiamo costruito un asilo, adesso c'è un gruppo che tornerà settimana prossima, poi un altro partirà a gennaio, abbiamo fatto un centro polifunzionale che serve per le celebrazioni, per i corsi per i catechisti, scusate, e poi... e poi incominceremo una scuola media, una high school. Quindi avete un sacco di iniziative, sì, aperte, sì, sì. Dovete dividervi solo, su più progetti. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Poi, altro paese, l'Uganda. Anche lì l'Uganda abbiamo iniziato la costruzione di una scuola per le ex bambine soldato, che in Uganda c'era il problema del recupero di tutti i ragazzi che sono stati coinvolti nelle guerre, e le suore stanno recuperando queste ragazze e serviva una casa per ospitarle, e lì siamo andati a iniziare anche lì la costruzione. Poi continuiamo con il Perù, poi arriviamo alla Papua Nuova Guinea, dove può intervenire, ecco, anche il Brici. Nel Perù lì era il recupero di una casa antica per fare un centro per gli handicappati. Poi i volontari che sono andati i primi anni, uno dei volontari poi ha fondato una sua associazione, è un ingegnere Zani, che purtroppo quest'estate è morto in un incidente stradale, che stava costruendo appunto questo centro per il recupero degli handicappati e per fare la costruzione delle protesi. Poi dall'Africa avete deciso di spostarvi anche l'Oceania, anche qui ci sono dei paesi in via di sviluppo che hanno bisogno di aiuti. Sì. Facciamo parlare un po' anche al Brici, che è rimasto in ascolto. Cosa avete realizzato? Se non erro, con due spedizioni, 2010 e 2011, sono gli anni in cui vi siete interessati. Sì. Cosa avete realizzato in Papua? Praticamente nel 2010 e nel 2012 abbiamo realizzato due acquedotti, sono simili, praticamente un acquedotto, l'anno scorso abbiamo fatto un acquedotto di circa 14 km con una vasca di 80.000 litri di recupero, un'altra vasca a metà tragitto per decantare l'acqua e poi la cabina presa dell'acqua. Lì effettivamente l'acqua c'è, perché è tutta una zona vulcanica
e ci sono vulcani spenti, sono formati delle sacche d'acqua proprio, e lì manca proprio il patto di recuperare l'acqua, di creare le tubazioni, di creare. E difatti il discorso lì dell'acqua praticamente che manca proprio l'igiene stessa, perché loro hanno torrenti, si lavano le loro padelle, lavano i loro vestiti, si lavano loro e poi bevono anche, e gli creano una marea di problemi, dissenteria. E la suora dell'ospedale, la cultura, quindi sì, l'utilizzo di queste risorse. Difatti la suora, perché lì nella missione c'è un ospedale creato. Non so se possiamo vedere magari qualche fotografia dalla Papua, però adesso tanto continui pure a spiegare. C'era questa suora? Un ospedale creato dalla diocesi, che praticamente sono senza dottore, perché il dottore arriva, poi sta lì 6 mesi, va via. E lei diceva appunto che da quando abbiamo fatto l'acquedotto, la gente si è ridotta dell'80-90% che aveva problemi di dissenteria, problemi vari. Ecco, qui intanto stiamo vedendo dei lavori di realizzazione proprio lì, delle vasche, se non erro. Lì stiamo facendo la base della vasca degli 80 metri, degli 80.000 litri. Praticamente la gente ci ha dato una grossa mano. I bambini raccoglievano la sabbia, le donne... Qua con la butumiera le donne ci davano la mano con i secchi, perché avevamo gettato con i secchi, facevamo la gettata con i secchi, con il passamano. E appunto l'acqua non c'è, quindi non sì, è così semplice lavorare in queste condizioni. Qui poi strutture in cemento armato, vediamo. Questa tutta roba, sia il ferro, i pannelli, tutta roba venuta dall'Italia, perché quindi avevamo fatto 5... Avete fatto una spedizione, portati giù i materiali? Praticamente partono a giugno. L'anno scorso sono partiti 5 container, quest'anno 4, con tubi, tutto il materiale necessario, perché lì se manca un chiodo sei fregato. Difatti abbiamo portato anche 5 generatori l'anno scorso e 5 generatori quest'anno, che poi abbiamo lasciato, perché corrente non ce n'è. E difatti un progetto che sta a cuore a un padre, c'è un padre missionario dell'India, vorrebbe creare una centrale. Però per creare una centrale ci vogliono, quindi tutto fattore economico molto elevato. Risorse economiche. E poi sì, anche manodopera specializzata, perché per fare una centrale no. Difatti lì nella missione c'è una scuola attualmente di 600 ragazzi gestita dalle suore. Qui siete su un'isola della Papua sì, Nuova Guinea, Good Enough, se non sì, erro. Sì, sì, sì. Dove sì, siete intervenuti proprio sia nel 2010 che nel 2011. In due punti diversi forse. Sì, l'anno scorso eravamo lì a Guataluma, dove c'è la missione, ci sono le scuole, c'è l'ospedale, c'è anche una scuola professionale. Invece quest'anno eravamo distanti circa un'ora da Guataluma, siamo andati a Lutuia e praticamente partivamo la mattina alle 5 col pick up e stavamo là a lavorare fino alle 5, 5 e mezza, che poi alle 6 è buio e poi ritornavamo. Lì, anche lì, strade sono praticamente sentieri, perché c'erano anche, ci sono 4 o 5 viadotti da passare, una volta c'erano i ponti, ponte caduto, basta. Quindi, difatti una sera è venuta a piovere, si è ingrossato, nel giro di mezz'ora, un'ora si ingrossa il fiume, siamo passati. Che sono piogge torrenziali, appunto, sì, questo è il nome. Appena. Ecco, qua vediamo ancora... Qua la vasca grande dove fuori esce il tubo del 90, due tubi del 90 che vanno poi a alimentare i villaggi. Questa è la vasca, l'acqua abbiamo detto che non manca, ma da dove arriva esattamente? C'è una falda, c'è un pozzo, praticamente c'è l'anno scorso, torrente? L'anno scorso era una sorgente proprio. Quest'anno siamo saliti vicino al fiume, però l'abbiamo fatta analizzare sia quella dell'anno scorso sia quella di quest'anno. L'acqua è leggerissima, va bene per i bambini, quindi è potabilissima. Comunque potabile, sì, così sì, a gestire. Difatti abbiamo costruito, erano in previsione di costruire quest'anno 33 fontane e alla fine ne abbiamo fatto 50. E poi quando l'acqua arriva per questi bambini è una festa. Sì, tutto il giorno sotto l'acqua. Fare docce, giocare e così via. Per loro è una cosa...
Ecco, ma Panfilo, forse è il caso di cambiare nome, non è più il gruppo Africa, qui ma è un gruppo che si sposta anche in Oceania. Ci conoscono tutti come gruppo Africa, ormai come si fa, ma che nome dovremmo dargli? I paesi dove siamo stati sono 11 e allora preferiamo restare così, anche perché poi bisogna, è tutta una procedura burocratica cambiare nome. Albrici voleva forse aggiungere. E poi forse verranno anche 12, perché durante il tragitto in barca il nostro presidente Ubaldo si è sentito male e c'era una suora del Camerun, l'ha aiutato e lei gli ha detto: guardi che c'è da lavorare anche in Camerun. Infatti gli ha telefonato subito in Camerun, ci sarebbe un asilo, una chiesa. Adesso non so poi se partirà o... Allora, Panfilo, però per tutti questi progetti servono risorse. Sì, serve la solidarietà, l'aiuto delle persone. Ricordiamo magari come si può dare una mano proprio per questi progetti. Allora, noi siamo aperti a tutte quelli che vogliono conoscerci, cioè, abbiamo il sito www.gruppoafrica.it oppure www.scalve.it e lì ci sono tutte le indicazioni che ci sono. Poi, come dicevo prima, ci sono in giro i biglietti della sottoscrizione. Il biglietto costa 1 euro, è come un caffè, perciò... per i container c'è qualcosa magari che raccogliete? I container, lì sono i benefattori, le imprese che ci danno i materiali, perché abbiamo mandato ferro, abbiamo mandato pannelli per l'armatura, abbiamo mandato gruppo elettrogeni, vestiti, cibo, da mangiare. Come dicevo, 500 tonnellate in 23 anni non sono poche, perché lì, ecco, come diceva Giusi prima, bisogna mandare tutto, le carriole, le pale, i chiodi, perché se manca qualcosa non c'è il negozio dove si può andare a comprare qualcosa. Anche in Eritrea qualche anno fa si trovava tutto, adesso non si trova più niente e quello che si trova costa un mare di soldi. Va bene, noi dobbiamo fermarci per la pubblicità, salutiamo i nostri ospiti in studio, al rientro ci saranno gli uomini del soccorso alpino. A tra poco.